Bella raga, aggiornamento della Sitwa, parliamo di profumi. Benvenuti qui su YouTube e qui nel mio canale, dove parliamo di fragranze di nicchia, ma soprattutto fragranze di lusso. Oggi parliamo di un brand a me molto caro, il brand Roger Parfum, e una fragranza che ha fatto impazzire molti di voi. Stiamo parlando di Burlington 1819. Burlington 1819 è stato rilasciato nel 2020 e si va ad aggiungere a tutte quelle fragranze del brand Roger Parfum che a me piace definire le fragranze chiare, appunto, di questo favoloso brand, perché come sappiamo, ma anche se non lo sappiamo ragazzi, quando ci avviciniamo al brand Roger Parfum ci sono, diciamo, due sentieri, ok? Che non vuol dire che poi appunto non si possa passare fra uno e l'altro, ma diciamo che si può iniziare o con le fragranze chiare, appunto del brand Roger Parfum di cui Burlington fa parte, oppure iniziare con le fragranze scure, quelle a oud come Roger Oud, Roger Amber Oud, oppure tutta la collezione del Golfo, anch'essa veramente fantastica. Quindi questa fragranza è perfetta per tutte quelle persone che magari appunto in collezione hanno già magari qualche fragranza Roger Parfum come Roger Oceania, molto apprezzato appunto dal pubblico italiano, un marino veramente stupendo, estremamente raffinato, oppure per coloro che magari hanno provato e magari apprezzano la Parfum Cologne Collection, quindi Elysium Cologne, Danger Cologne, Vetiver Cologne e via tutte le altre. Quindi questa è veramente una fragranza che se ne è parlato pochino nella fragrance community italiana, quindi questo video, questa recensione completa su questa fragranza potrebbe magari essere utile per magari aggiungere un'altra fragranza alla vostra lunga wish list, come si dice qua in Inghilterra, la vostra lista dei desideri appunto delle fragranze da comprare, perché veramente merita tantissimo. Ha un DNA veramente interessante, facile da indossare, però estremamente raffinato come il brand Roger Parfum appunto ci ha abituato, e ha veramente una fantastica storia. Burlington è la fragranza perfetta per tutte le persone che amano la nota di pompelmo. Ragazzi, andiamola a spruzzare perché è veramente fenomenale. Come vi dicevo, abbiamo un'apertura estremamente brillante, ragazzi. Abbiamo questo lime, questo pompelmo, questa arancia amara veramente eccezionale. Abbiamo poi anche queste foglie di tabacco che danno profondità, perché altrimenti sarebbe solo una fragranza luminosa, semplice. Invece possiamo assolutamente percepire una complessità, però pur rimanendo sempre brillante. Devo essere onesto, non è che è una fragranza che ha un'immensa evoluzione, ok? Sicuramente l'ha, però non direi che è una fragranza che appunto evolve tantissimo. Piuttosto lineare, rimane molto fresca, molto luminosa. È una fragranza che, ragazzi, è perfetta, secondo me, in primavera estate dà il meglio di sé. Non è magari l'ideale appunto in inverno, nei giorni più freddi, pur essendo, ragazzi, questa è una cosa che me lo chiedete in tanti, una delle fragranze luminose del brand Roger Parfum con le performance migliori. Quindi è quella che ha la durata sulla pelle appunto più alta, ha una proiezione veramente importante. Ragazzi, sono rimasto sorpreso. A me piace molto la nota di pompelmo, a me, ma sicuramente a tanti di voi anche che state guardando questo video, quindi scrivetemi nei commenti se siete fan della nota del pompelmo, perché qua è veramente di altissimo livello. E appunto questa dura veramente tanto, ragazzi. Mi ricordo che, come potete vedere, vabbè, qua siamo già più o meno a metà bottiglia, quindi l'ho ben che testata in varie situazioni, quindi si può indossare anche nelle giornate un pochino più fresche, ma primavera estate veramente dura veramente tanto, è una bellissima proiezione. Ha una profondità, come vi dicevo, è anche, diciamo, dichiarata una nota di rum in questa fragranza, una nota boozy, che però, ragazzi, non si sente. Però c'è anche da dire, a onor del vero, ve l'ho sempre detto, ragazzi, le piramidi olfattive col brand Roger Parfum vanno prese estremamente con le pinze, perché veramente se iniziamo a leggere le note di questa fragranza, iniziamo questo video oggi e, come dico sempre, lo finiamo domani, perché Mr. Roger Dab, quando crea le fragranze, ragazzi, è veramente un artista, come si dice qua in Inghilterra, nel blendare queste materie prime. Quindi magari appunto noi sentiamo alcune note, però lui utilizza magari 3, 4, 5 altre note o materie prime per unire due che magari sono distanti fra di loro, e noi non riusciamo veramente a capire come ci riesce in modo così fantastico. Quindi veramente eccezionale. Se cercate una fragranza luminosa
quindi con questa freschezza che però rispetta anche appunto questi agrumi che sono veramente fatti bene, dovete provare questa fragranza. Roja Burlington è una fragranza molto prestigiosa, ma non una delle più care del brand. Infatti appunto ha un price point piuttosto interessante, parliamo di 290-295 sterline, quindi superiamo i 300 euro, che è una cifra estremamente importante di cui bisogna portare rispetto. Però appunto nel panorama della line up delle collezioni Roja Parfum, diciamo che è un prezzo entry level appunto per questa categoria di prodotto. Come vi dicevo, ha una storia estremamente importante, estremamente bella. Infatti se venite a Londra per un weekend, o magari qualcuno di voi vive a Londra sta vedendo questo video, questa fragranza ovviamente vuole omaggiare Burlington Arcade, questa galleria storica, ragazzi, che appunto nel 1819, da questo deriva anche il nome di questa fragranza, Burlington 1819, appunto è stata costruita e inaugurata per la moglie del conte Burlington, appunto. Infatti il conte Burlington voleva creare questa galleria, ragazzi, che è lunga 180 metri, per lo shopping appunto della sua signora, di sua moglie, poiché non voleva che essa camminasse, diciamo, nelle vie del centro di Londra del 1800, magari sporche, incasinata, con qualche criminale qua e là. Quindi voleva che appunto sua moglie vivesse un'esperienza sicura e tranquilla, magari circondata da persone che all'occhio del marito appunto erano persone come si deve, quindi amici, ricchi, reali, insomma persone che potessero stare vicino alla sua signora senza fare rischiare magari di incontrare qualche brutto ceffo nelle vie di Londra nel 1800. Quindi veramente interessante, una fragranza che diciamo omaggia ovviamente non solo Burlington Arcade, ma anche il flagship store di Roja Parfum, che trovate a Burlington Arcade, questa via con tutte queste piccole botteghe, e ovviamente c'è anche il flagship store di Roja Parfum, una piccola bottega veramente dove possiamo trovare tantissime fragranze, tutte le fragranze, e questa ovviamente la troviamo in esclusiva lì al flagship store, lo store più importante appunto per Roja Parfum. Anche il packaging di questa fragranza è veramente raffinato, molto diverso magari, ragazzi, dagli altri. Quindi se avete altre fragranze di Roja Parfum, questo è un po' diverso. Infatti si notano queste linee su davanti che vogliono rappresentare un po', come si dice qua in Inghilterra, il gate, il cancello appunto di Burlington Arcade, quando chiude al pubblico ovviamente durante la notte, e quando si solleva il tappo ovviamente troviamo questa fantastica fragranza con questi cristalli, questi tappi fatti a mano, ragazzi, che richiedono fra i 3 e i 5 giorni, Swarovski incastonati a mano, tappo placcato in oro, label davanti, placcate in oro, veramente eccezionale, una fragranza veramente da provare per tutti gli amanti appunto delle fragranze chiare. Questa può essere anche, ragazzi, una delle vostre prime fragranze di nicchia, quindi se magari state passando fra la profumeria commerciale e quella di nicchia, questa sicuramente può essere una fragranza che dal punto di vista olfattivo può accontentare veramente tanti nasi che appunto stanno cercando qualcosa di un pochino più raffinato. Parlando di prezzo, che sicuramente ha un prezzo importante, parliamo di 290 sterline, come abbiamo detto precedentemente, per un singolo formato da 100 ml, è sicuramente un prezzo premium. Però la qualità c'è, le performance ci sono, la profondità e l'unicità soprattutto di questa fragranza, ragazzi, c'è. Perché quando parliamo di fragranze luminose, fragranze chiare, fragranze estive, diciamo, noi italiani siamo, diciamo, sempre abituati bene. Abbiamo un sacco di brand che ci accontentano molto da questo, diciamo, punto di vista. Io per esempio vado pazzo del brand Acqua di Parma, che ha una qualità altissima, un rapporto qualità-prezzo eccezionale, però questa fragranza, appunto, come vi dicevo, ha un'unicità, una raffinatezza veramente eccezionale. Quindi potrebbe essere un fantastico regalo se magari venite a Londra per un weekend e volete appunto provare qualche fragranza del brand Roja Parfum e tornare in Italia con un fantastico regalo. Poi se l'ha comprata al flagship store appunto di Burlington Arcade, veramente connetterete, linkerete, come si dice qua in Inghilterra, questa fragranza, questo profumo a quella fantastica esperienza, a quella fantastica location storica. Parliamo di complimenti, versatilità, in quali occasioni è meglio utilizzare questa fragranza. Andiamo verso questa fase di questo video, di questa recensione, insomma, chiamatelo come volete. È una fragranza che, come vi dicevo, è raffinata, però diciamo che si può utilizzare, diciamo, in condizioni e in situazioni diverse, quindi è perfetta per l'ufficio, secondo me, perché assolutamente è una fragranza estremamente raffinata, come la maggior parte appunto della profumeria britannica, ok? Quindi perfetta per un ambiente chiuso,
chiuso, perfetta per l'ufficio, per qualsiasi ragazza posizione voi appunto abbiate in questa azienda, non importa, cioè questa fragranza è perfetta se voi siete il capo dell'azienda oppure se siete veramente il runner o quello che è stato appena assunto, il junior o chiamatelo come volete, quindi veramente fantastica. Sta da Dio ovviamente, secondo me, non voglio dire giacca e cravatta estremamente formale, anche se è la morte sua ragazzi, però sta bene anche solo con una camicia, veramente, anche con una camicia fa la sua figura. Perfetta per una first date, la ritengo più una fragranza diurna che serale, semplicemente perché ovviamente per la sera ci avrebbe qualcosa di leggermente più profondo, leggermente più scuro, almeno riguardo ai miei canoni, però secondo me se avete un pranzo, una first date, magari anche, non so, una pausa pranzo da lavoro con quella collega che vi piace, questa fragranza ragazzi veramente vi renderà unico e veramente piace alle ragazze. Infatti questa l'ho fatto provare a Eiki, che la conoscete appunto nelle storie, ciao Eiki che guardi questo video, e veramente lei ne va matta, ma in generale l'ho fatta provare a tante persone del pubblico femminile ed è una di quelle fragranze che è fresca, ha questa bella apertura agrumata, però non è banale, non è saponosa, non è shower gel, non è commerciale nel DNA, è molto molto raffinata, che ovviamente attira tantissimo. Poi se avete una camicia bianca, una camicia chiara, veramente fa la sua figura. Prima di chiudere questo video cerchiamo di rispondere a un'altra domanda che sono sicuro che alcuni di voi faranno ed è una domanda assolutamente legittima. Se dovessi comprare la mia prima fragranza del brand Roja Parfum, Roja Burlington sarebbe una scelta corretta? Sarebbe una buona scelta? Ragazzi, la risposta è assolutamente sì. Però per aiutarvi il mio consiglio è quello di mettere tre fragranze davanti a voi, se volete appunto iniziare in modo imperativo con una fragranza chiara appunto del brand Roja Parfum, ovvero Elysium Parfum Cologne, poi ovviamente Burlington e poi Oceania, perché sono le tre fragranze che ovviamente non voglio dire si somigliano, però condividono lo stesso pianeta appunto delle fragranze chiare. Questa appunto è un pochino più fruttata, abbiamo questa nota di pompelmo molto presente, queste diciamo foglie di tabacco, Elysium invece Cologne è quello che ha un lime però anche un vetiver veramente sensuale, e poi Oceania è questo marino che è veramente fantastico, anch'esso con delle note verdi molto interessante. Quindi magari provate queste e comprate queste in blind buy, ragazzi non fatelo, non comprate in blind buy le fragranze, soprattutto quando parliamo di fragranze così costose, provate queste tre perché ovviamente da lì potrete poi scegliere il vostro cammino, il vostro percorso. Roja Burlington non è stata per me per esempio la prima fragranza diciamo che io ho scelto del brand Roja Parfum, io ho comprato Elysium Parfum Cologne, vai che magari era appena uscita all'epoca, vai che ne parlavano un po' tutti, però è veramente spettacolare, però poi mi sono innamorato di Roja Burlington con questa nota di pompelmo, assolutamente fantastico. Fatemi sapere nei commenti, ci tengo tantissimo, se alcuni di voi, so che alcuni di voi se la sono scelta per Natale perché appunto nei DM di Instagram mi sento con tantissimi di voi, anzi se non sei già iscritto al canale Instagram e TikTok fallo, te lo lascio qua nell'info box del video, e scrivimi anche un DM perché mi sento veramente con tantissime persone, e appunto dicevo che tante si sono regalate Burlington appunto per Natale, perché il brand Roja Parfum faceva dei bellissimi sconti soprattutto sul gift set di questa fragranza, quindi molto interessante. Lasciami appunto un commento per sapere anzitutto se hai questa fragranza, due se l'hai provata e cosa ne pensi, o se pensi magari di comprarla in futuro, perché mi farebbe veramente tanto tanto piacere. Siamo giunti al termine di questo video ragazzi, veramente ci tenevo a parlare di questa fragranza, non è la mia preferita di tutto il brand Roja Parfum, anche perché per chi non mi conoscesse appunto io sono un po' più fan delle fragranze, un po' più un estimatore delle fragranze scure del brand Roja, però non c'è niente da dire sulle fragranze chiare perché hanno una raffinatezza incredibile, quindi alcuni di voi mi hanno detto per favore fai una bella recensione su Roja Burlington, te che ti intendi appunto di Roja Parfum e di tutte le fragranze, e ho volentieri fatto questo video, spero vi sia piaciuto, lasciatemi un commento, fatemi sapere, ripeto se non vi siete iscritti al canale Instagram e TikTok ragazzi fatelo, perché lì troviamo recensioni un pochino più in pillola, video un pochino più veloci, poi facciamo qualche live, poi ci sono le storie, poi ci possiamo anche sentire in DM, quindi ragazzi veramente fantastico, amo tutto quello che abbiamo creato per i profumi della Situa, perché appunto sono entrato in contatto con tantissime persone, ho scoperto nuovi amici con la stessa passione,
qui sul canale YouTube, ragazzi, troviamo video un pochino più strutturati, delle recensioni fatte un pochino più con calma, delle fragranze che più ci fanno impazzire. Quindi restate sintonizzati sul canale YouTube, perché il 2023, ragazzi, porterà un sacco di video. Quindi grazie a tutti per il vostro tempo e ci vediamo al prossimo video.